E avrete due occasioni ancora qui al festival, perché domenica alle 10 c'è il laboratorio con voi due e più il presidente Maggi della federazione regionale, ma domenica alle 3 ci sarà il torneo Rapid, quindi do questi ulteriori annunci, per cui ci saranno ancora scacchi in giro. No, io ho un'ultima domanda. Vai, io poi metto una sigla finale così che so che a loro piacerà, ma non c'entra tanto con gli scacchi. Non volevo parlare delle Olimpiadi perché sta diventando una cosa. Però una cosa che ho visto a Rio è che molti atleti mi parlavano del demone, del daimon, che a un certo punto, questo in particolare era di Francesca quando ha perso l'oro, perché gli bastavano 4 punti per vincere. E lei a un certo punto dice, niente, a un certo punto in pedana, come al solito, sono entrati tutti i miei demoni. Per batterli dovevo essere concentrata, ma non sono riuscita a concentrarmi abbastanza per batterli. Ora, il daimon è un aspetto importante in qualsiasi sport. Allora però chiedo, qual è il più brutto per voi, demone, quando si gioca a scacchi? Io penso che il maggior nemico che abbiamo noi non è il nostro avversario, ma molte volte siamo noi stessi. Vincere una partita molte volte vorrebbe dire superare le proprie paure, vorrebbe dire superare la propria emotività. Dobbiamo capire che il pensiero più lucido e più profondo si ha nel momento in cui uno non ha nessuna emotività, né positiva né negativa. Raggiungere questo stato di no emotività è molto difficile, e praticamente è quello che uno tratta di fare quando uno raggiunge una concentrazione. Io la chiamo concentrazione agonistica, piuttosto, perché uno può essere concentrato ma agitato interiormente, e quello fa brutti scherzi. Raggiungere questa tranquillità per poter affrontare l'agonismo è molto importante. Questo penso che sia la cosa più importante. Certo, però gli scacchi sono educativi in questo senso. Chi sa giocare a scacchi impara piano piano proprio a dominarsi. E non so se sicuramente tutti vi interesserete di calcio, forse non sapete però che la grande Inter a tempi di Elenio Herrera, è interista, sono balzato. Elenio Herrera, ma poi è grande di essere provato proprio strano. Sapendo questo, insegnava, ha preso un istruttore di scacchi perché insegnasse ai propri giocatori, li facesse giocare a scacchi proprio perché imparassero questo aspetto. Guarda, è finita, siamo altre 15 ore. No, guarda, semplicemente. Guerre stellari. Il più importante insegnamento del maestro Yoda, il più anziano degli Jedi, è la paura uccide la libertà. Pensate a questo stasera. Allora vi ringraziamo di essere stati così, io devo dire ringrazio Mario Leoncini, Lexi Ortega, grazie per l'invito, e Vittorio Macioce, ci sarà il prossimo appuntamento, inizierà subito, smontiamo con Elsa Osorio, ma io devo sempre ricordare, questi sono i kit del festival.